L'Africa, un paese martoriato dalla guerra, il continente in cui si combattono le guerre più spietate al mondo. Vediamo innanzitutto dove e per cosa si combatte nel continente nero. Al di là del Mediterraneo, di fronte alle coste italiane, si apre un immenso continente con il maggior numero di conflitti al mondo. Un continente dimenticato che ogni giorno deve confrontarsi con guerre e malattie. Prima del coraggioso viaggio del Papa e prima dell'attentato in Mali, l'attenzione dei media occidentali verso le violenze che sconvolgono l'Africa era quasi nulla. Eppure, volendo osservare solo il Mali, un attentato che ricorda molto da vicino una delle violenze di Parigi, era stato eseguito a febbraio del 2015, al grido Allah Akbar. Due terroristi avevano aperto il fuoco in un locale frequentato soprattutto da turisti occidentali. L'Africa è un paese ricco di risorse, eppure è sempre più povero. Le guerre hanno una ricaduta immediata sull'economia del continente. Esse contribuiscono a far sprofondare questo meraviglioso paese. Le guerre hanno dato vita ad oltre 150 gruppi militari, tra jihadisti, separatisti, anarchici o semplici mercenari, e che sono spesso alimentati da bambini soldati. I principali paesi africani interessati da guerre e attentati terroristici sono Mali, Egitto, Tunisia, Libia, Repubblica Centrafricana, Congo, Uganda, Sud Sudan, Somalia, Kenya. Da sempre, nel continente nero, le etnie e le tribù più disparate si contendono lo stesso territorio e le stesse risorse. L'Africa è un paese dalle grandi contraddizioni, così ricco di risorse minerarie, di potenzialità, di mete turistiche e allo stesso tempo del terzo mondo, dove ogni anno muoiono milioni di persone per la fame e dove le popolazioni, nonostante si dichiarano stanche dei massacri, continuano a combattere tra di loro. Le guerre in Africa hanno causato la morte di 5 milioni di bambini sotto i 5 anni dal 1995 al 2015 e 3 milioni sotto l'anno di età. A sostenerlo è uno studio effettuato da un team della Stanford University in California. Lo studio suggerisce che i conflitti armati nel continente africano abbiano ucciso molti più bambini di quanto originariamente non si credesse. Le guerre aumentano il rischio di morte e di gravi deprivazioni dei bambini piccoli, anche su aree molto più vaste di quelle strettamente coinvolte nelle azioni militari. È per molti anni che i conflitti sono finiti. Dopo che i conflitti sono finiti, la guerra genera una serie di conseguenze indirette ma letali sulle comunità, come ad esempio malattie infettive prevenibili, malnutrizione che rende impossibile garantire servizi di base come l'approvvigionamento di acqua, le condizioni igieniche e le cure materne. Tutto questo secondo gli autori dello studio. I risultati hanno mostrato che i bambini nati entro 50 km nelle zone interessate da conflitti armati avevano il rischio maggiore del 77% di morire nei primi anni di vita rispetto ai bambini nati nelle stesse zone in anni dove non si verificavano guerre. I dati dello studio hanno anche dimostrato che la mortalità infantile era 4 volte più alta in caso di conflitti che duravano 5 o più anni consecutivi rispetto a guerre di un solo anno o meno. Il maggior rischio di mortalità persiste fino alla distanza di 100 km nella zona di guerra e per i bambini nati fino a 8 anni dopo la fine del conflitto. I ricercatori hanno dunque stimato che i conflitti armati in Africa tra il 1995 e il 2015, considerando tutte le 54 nazioni, abbiano causato la morte di 3,1-3,5 milioni di neonati in più e di 4,9-5 5 milioni di bambini sotto i 5 anni. L'Europa dovrebbe smettere di sfruttare l'Africa e investire in modi che vadano a beneficio del continente, anche condividendo la richiesta di minerali in modo più equo. Lo ha detto Papa Francesco in occasione della sua visita in Africa nel 2015. Dobbiamo investire in Africa, ma investire in modo disciplinato e creare posti di lavoro. Non andarci per sfruttarla, ha detto. E poi le persone fuori dall'Africa si lamentano degli africani affamati che vengono qui. Ci sono ingiustizie lì, ha proseguito. Il Papa ha detto che nel nostro inconscio collettivo c'è qualcosa che dice che l'Africa deve essere sfruttata. Nella Repubblica Democratica del Congo, il governo ha emanato un nuovo codice minerario per ottenere maggiori guadagni dalle estrazioni,
rame, cobalto, stagno, coltan, diamanti e oro, assegnate in concessione a società straniere. Una decisione, questa, duramente contestata dalle compagnie minerarie. Le guerre, inoltre, si sa, sono una delle principali motivazioni delle migrazioni. Francesco ha ribadito che, se si vuole arginare il flusso di migranti, l'Europa deve concentrarsi sull'istruzione e investimenti che creano occupazione in Africa. Un messaggio, questo, diretto a tutti i governi che stanno attuando una linea dura contro i migranti, in particolare quelli provenienti dall'Africa subsahariana.